Allora, mister, una partita in cui il Nereto ha cercato di lottare, soprattutto nel primo tempo, poi ha beccato quella distrazione che ha fruttato il primo gol della formazione del Tolentino. È un peccato, il risultato è legittimo, però abbiamo fatto harakiri di nuovo, perché nel momento in cui nel primo tempo avevamo preso le redini del gioco e stavamo facendo le cose nel modo giusto, abbiamo regalato un gol e poi lì non ci siamo più ripresi questa volta, a differenza delle altre volte. Non siamo stati capaci di reagire, perché forse dal punto di vista psicologico è stata l'ennesima delusione. Perché in quel momento stavamo facendo una buona partita. Soprattutto poi nel secondo tempo, anche con l'immersione in campo di forze fresche, avete cercato di reagire. Abbiamo cercato, ma non siamo stati mai totalmente lucidi come in altre occasioni. Ci siamo anche allungati, aperti, e questo ha concesso al Tolentino troppi spazi per comunque creare delle situazioni pericolose. È un peccato perché comunque sapevamo della forza del Tolentino e sapevamo che tipo di partita ci aspettava. Nel primo tempo, a parte i primi minuti dove c'era una veemenza del Tolentino, eravamo riusciti attraverso comunque anche un buon palleggio ad avere il dominio del gioco, non della partita o dell'avversario. Riuscivamo ad uscire bene, abbiamo creato anche delle situazioni pericolose a campo aperto. E abbiamo sbagliato anche la rifinitura, le cose più semplici che potevano essere più importanti a mettere in difficoltà il Tolentino. Pazienza. Allora Andrea, una partita importante, una vittoria, ma soprattutto all'inizio di gara c'è stato quel qualcosa in più, rivedere dei personaggi che hanno fatto la storia del Tolentino e quindi forse anche a livello morale, soprattutto di grinta, qualcosina ha pesato. Ah, certo, cioè. Riuscire a raggiungere Castori è un obiettivo, no? Un obiettivo, un traguardo. Tra virgolette, siamo sulla buona strada, bisognerebbe chiudere il cerchio con la vittoria dell'Interregionale. Però il maestro magari ha anche più esperienza, più come. Però va bene, io sono orgoglioso nel mio piccolo di fare la storia del Tolentino. Certo, mi piacerebbe chiudere questo ciclo mio con un'ulteriore perla, però questo vedremo strada facendo. No? Adesso pensiamo al presente e sogniamo, tra virgolette. Ecco, ritornando alla partita di oggi, mister, il Tolentino è partito subito forte, poi praticamente ha fatto un attimino alzare la squadra avversaria per poi colpire al momento giusto. Sì, sapevamo che era così, una partita di sacrificio. Primo tempo, tra virgolette, equilibrato, però ci abbiamo avuto più occasioni noi. Cioè, secondo tempo abbiamo deciso di andarli sempre a prendere. Loro, secondo me, hanno pagato pure dazi a livello fisico. Secondo tempo c'era una squadra sola in campo, sono stati i padroni del campo. Sono contento che la prestazione e i gol, che sono 3 punti fondamentali, perché questo è un campionato difficilissimo e è troppo importante lavorare sui principi. Noi è importante che non sbagliamo approccio, spirito, che quelle sono le armi nostre. Tra virgolette, io sono arrabbiato con loro perché abbiamo regalato qualcosa a Trastevere e non è da noi.